Ciao a tutti e bentornati su MTV. Il mese di giugno è appena finito, il che vuol dire che è il momento di parlarvi dei miei preferiti del mese. Per quanto riguarda i vestiti, i miei preferiti sono stati due. Il primo è stato questa maglietta rossa, che mi piace tantissimo perché lascia libera la parte delle spalle. Di questo colore rosso lo adoro alla follia, quindi lo sto usando continuamente se magari devo uscire la sera o per qualche occasione in cui devo vestirmi leggermente più elegante del solito. E il secondo è questa maglietta, che in realtà ho da tantissimi anni ma ho riscoperto solo di recente. È una maglietta lunga, è una specie di mini vestitino, diciamo, e mi piace molto perché è molto colorata, semplice ma abbastanza sportiva, e ha questo scollo molto ampio che mi piace tantissimo. Quindi sto usando queste due magliette in continuazione, una per quando ho bisogno di vestiti più sportivi e una per le occasioni più eleganti. Parliamo di film. Il mio film preferito di questo mese è stato Now You See Me 2, che ho visto al cinema col mio ragazzo un po' di tempo fa. Avevo già visto l'uno quando era uscito e mi era piaciuto molto. È una storia che parla di un gruppo di maghi barra prestigiatori barra giustizieri. È un po' complicato, nel senso che sono dei personaggi buoni e allo stesso tempo cattivi, dipende dai punti di vista. Cioè, fanno delle cose a volte illegali, furti e quant'altro, però tutto quello che fanno lo fanno mossi da un senso di giustizia. E questi due film mi sono piaciuti davvero tantissimo perché è una storia molto intrigante, e la regia e il montaggio sono fatti molto bene in modo da valorizzare i momenti in cui fanno magari qualche trucco di magia o cose del genere, in modo che si rimanga veramente affascinati e colpiti da questi trucchi di magia e dal talento di questi maghi. Sono molto avvincenti e ve li consiglio tantissimo. Per quanto riguarda la categoria di cose random, questo mese i miei preferiti sono stati dei costumi da bagno, il che non è molto strano perché è estate, quindi se non li uso adesso non li userò mai più. Il primo è questo costume bianco a fascia, che mi piace tantissimo perché ha questa zip al centro e quindi è un po' particolare, quindi è semplice ma senza essere banale, anche proprio per il materiale e la texture con cui è fatto il costume. Il mio secondo costume preferito invece è questo qui, che è blu. Anche per questo qui mi piace tantissimo come è fatto, perché anche se è in tinta unita è particolare perché è ricamato e mi piace anche moltissimo il colore. Entrambi questi costumi li ho presi da H&M e mi piacciono tantissimo. Per quanto riguarda la musica, i miei preferiti sono stati tre canzoni, in realtà non proprio, perché in una di queste tre rientrano più di una canzone. La prima è Let Me In dei Group Love, che ho scoperto grazie al film di Colpa delle Stelle, che ho rivisto recentemente, e è perché appunto questa canzone fa parte della colonna sonora. La seconda canzone è I Hate You, I Love You di Gnash feat. Olivia O'Brien, che in realtà è molto triste. Mi piace molto il testo perché gioca sulla contrapposizione tra la parola odio e amore, quindi hate e love. Insomma, ascoltate il testo, capirete. E infine, di recente, sono stata a un festival che c'era a Vigarano, nella mia città, dove suonavano sia Michele Bravi che Luca Cicovani, e quindi ho riascoltato alcune delle canzoni di Michele Bravi, che anche se conoscevo già, era da un po' di tempo che non ascoltavo davvero, e me ne sono rinnamorata da capo. Le tre canzoni in particolare che mi piacciono molto sono The Days, Say My Name, e soprattutto la mia preferita in assoluto, che è Sweet Suicide. Eccoci arrivati all'ultima categoria, che è quella dei momenti preferiti del mese. Il giugno è stato un mese speciale principalmente perché è l'inizio dell'estate ed è finita la scuola, finalmente, sospiro di sollievo. Non se ne poteva più. Era da aprile, maggio che ero stanca, stanca della scuola, avevo bisogno di vacanze, quindi adesso mi sto finalmente godendo la vita di libertà per l'ultimo anno, perché l'anno prossimo avrò la maturità, quindi non sarà così rilassante. Oh mio Dio, non ci voglio pensare, sono in quinta l'anno prossimo, in quinta liceo. No. Comunque, dicevamo, quindi il mio momento preferito del mese è stato ovviamente la fine della scuola, innanzitutto. E per festeggiare la fine della scuola sono stata a Mirabilandia con un gruppo di amici. In realtà è stato un po' complicato perché a Mirabilandia ci sono stata per 2 giorni, domenica e lunedì.
Domenica ci sono andata con Lele, il mio ragazzo, e un suo gruppo di amici. Siamo restati lì a dormire e il giorno dopo, lunedì, ci ha raggiunto anche un gruppo di miei amici. Quindi questa è la spiegazione, perché alla fine eravamo davvero in tantissimi. Il secondo giorno eravamo una quindicina, eravamo tanti. E comunque è stato davvero divertentissimo, sia per la buona compagnia, sia perché finita la scuola ci voleva proprio un momento di libertà e di divertimento spensierato. In più, come sapete, a fine maggio la mia migliore amica Alice è tornata dagli Stati Uniti e quindi nel mese di giugno abbiamo passato un sacco di tempo insieme. Mattina, pomeriggio, sera, notte, ci stiamo vedendo spessissimo ed è troppo bello, mi era mancata immensamente, quindi è stata una delle cose più belle di questo mese, davvero riuscire a tornare a una routine in cui è normale vederla quasi tutti i giorni. Poi, altro momento preferito del mese, ve ne ho già parlato quando vi ho parlato delle mie canzoni preferite, perché è stato andare a questo famoso concerto in cui c'era Michele Bravi. È stato bello anche perché ho avuto l'occasione di incontrare moltissimi di voi, mi avete fermato in tantissimi, non mi era mai capitato di incontrare così tante persone tutte nello stesso posto, quindi ho apprezzato tantissimo tutte le persone che mi hanno chiesto foto, autografi e quant'altro. Mi ha fatto sentire molto emozionata e speciale. E poi c'è stato il concerto in sé, sono andata con alcuni miei amici e amiche ed è stato davvero molto bello. È la prima volta che vedevo Michele cantare live, è stato molto bello. E infine ci siamo quasi, ultimi due momenti preferiti del mese sono stati il fatto che ci siano gli europei in questo periodo, quando ci sono delle partite importanti da vedere nella mia città le mostrano su un proiettore in centro e quindi sono andata spesso a vederle con il mio ragazzo e un suo gruppo di amici ed è sempre molto divertente, anche se non sono una fanatica di calcio, comunque stare in compagnia e vedere le partite, almeno quelle importanti, per esempio degli europei, perfino io lo apprezzo. E infine l'ultimissimo momento preferito del mese è che abbiamo raggiunto i 100k. Sono ancora senza parole, ancora non ci credo, mi sembra impossibile. Wow, il mio più grande sogno sta diventando realtà. Nell'ultimo video, che è stato lo speciale appunto 100.000 iscritti, ho visto tutti i vostri commenti e questo mi ha scaldato il cuore ancora di più, perché avete tutti scritto delle cose dolcissime che mi hanno veramente migliorato la giornata. Vi ringrazio tanto per tutto quello che fate per me ogni giorno. Avete davvero realizzato il sogno di una vita, rendetevene conto. Tutto grazie a voi. Mi sembra di vivere in un sogno in questo periodo, tutte le cose che mi stanno succedendo grazie a YouTube. Bah, non pensavo sarebbe mai successo niente del genere a me. Quindi grazie. E questo è quanto. Un'altra cosa fantastica che è successa è che il 25 giugno è stato il compleanno del mio ragazzo e che ha compiuto 18 anni e quindi adesso è maggiorenne. Wow. Crescono tutti così in fretta, oh mio Dio. È stato bello anche ovviamente festeggiare il suo compleanno. Un'altra cosa però che è successa la sera del suo compleanno è che sono inciampata, non ho visto uno scalino e mi sono slogata la caviglia. E questo è il motivo per cui sono stata molti giorni in casa e mi tocca usare queste per camminare. No, non è divertente. Comunque finalmente sto migliorando e riesco di nuovo a camminare, quindi appena in tempo, perché il mese prossimo sarà decisamente pieno di avvenimenti, ve lo posso garantire. E quindi sì, sono molto emozionata per il mese prossimo, perché per adesso non sono ancora stata da nessuna parte se non sul divano di casa mia. Però non ci credo che è già passato un mese di vacanze. Oh mio Dio. Perché tempo passa in fretta quando ci si diverte. Comunque sto divagando. Spero che abbiate passato un fantastico mese di giugno e spero che passerete un meraviglioso luglio e vi auguro una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video.